Ragazzi, buongiorno! Allora, tanti di voi mi hanno chiesto in questi mesi di farvi provare qualche challenge, non l'avete acquistata e quindi allora oggi vi faccio provare la challenge flessioni 30, una seduta presa random, così la potete mettere in pratica nei vostri workout. Ovviamente chi di voi vorrà accedere a tutto il percorso troverete 30 allenamenti di questo tipo, ogni giorno un workout differente. E quindi niente, sotto con questo video di prova, sotto con la challenge, chi di voi vuole aderire alla challenge trovate comunque qua sotto in descrizione il link per accedere. E chi di voi l'ha già messa in pratica può testimoniare com'è andata a fine del percorso. Dai, sotto con la seduta di oggi. Ciao! Ben giunti nella nuova seduta della challenge dei piegamenti sulle braccia, dei push-ups, delle flessioni. Chiamatele come volete, tanto sappiamo quello che dobbiamo fare. Oggi andiamo a fare un lavoro a scalette di ripetizioni. Anche questo lavoro mi piace tantissimo. Andremo a strutturare il lavoro andando a fare una scaletta che sale e poi scende a multipli di 4. Quindi faremo 4 ripetizioni, una piccola pausa di 10 secondi, 8, piccola pausa di 10 secondi, 12, piccola pausa, 16, 20, poi andiamo a scendere di nuovo, quindi 16, 12, 8 e 4, ok? In totale in questo round ne andremo a fare 100. Recuperiamo, adesso vediamo quanto, 1 minuto e mezzo, 2 minuti, adesso vediamo un attimino quanto siamo stanchi e ripartiamo per un totale di 3 serie di lavoro con la scaletta ladders. Ok, è tosta questa, ragazzi, è tosta, ma tutto il lavoro secondo me è tosto, quindi diciamo che siamo pronti. Qua non teniamo il timer, seguite me, do io i tempi, magari mi faccio partire un timer giusto per avere un orologio che mi dà delle indicazioni, diciamo in termini di tempo di secondaggio. Allora prepariamoci che partiamo, ragazzi. Allora stacco la musichetta, mi metto un per round. Quindi prima serie ne andiamo a fare, cari ragazzi, ne andiamo a fare, ok, così, perfetto, via, 4 ripetizioni andiamo a fare, ok? Quindi preparatevi che partiamo, diamo anche il tempo così siamo tutti contenti. Ok, 4 ripetizioni. 1, 2, le facciamo controllate. Ok, 4. Recuperiamo una decina di secondi. Mi sono messo il timer giusto per avere un 10 secondi all'incirca e adesso ne andiamo a fare 8. Preparatevi, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ecco, se non ce la fate più a un certo punto appoggiate le ginocchia, perché il lavoro diventerà tosto. Adesso 12, proviamo. Anch'io tra un po' appoggio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Come avete visto, durante la serie, quando non ce la fate più, appoggiate le ginocchia. Ok, 16 adesso, via. 1, poggio subito le ginocchia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, forza, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Recuperiamo sempre 10 secondi, ne proviamo a fare 20. Ecco, se non ce la fate, stoppate, seguite me e andiamo avanti così. Adesso 20, quindi è tosta, via. 1, oppure fate un movimento più corto, così ci sta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, faccio il movimento più corto, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mamma mia! Oggi è tosta, ragazzi, ve l'ho detto, 20, ripetiamo sempre una decina di secondi, 16, preparatevi, io faccio il movimento corto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ne abbiamo 12. Ecco, se non ce la fate neanche più con il movimento corto, plank, ok? Braccia tese e seguite il tempo che tengo io. 12, via. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ok, 12, sciogliete, è tosta, eh? Parecchio tosta, ragazzi, oggi. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mancano le ultime 4 e poi 2 minuti di recupero. Ok, ho deciso di 2 minuti. 1, 2, 3, ok, e 4. Ok, tengo il tempo di 2 minutini di all'incirca di recupero. Ok, faccio partire il classico timer. Ok, qua e via, non l'avevo programmato, non importa. 2 minuti vanno più che bene, anzi ne metto un po' di meno perché aspetto solo 1 minuto e 30 perché a forza di parlare è già passato 30 secondi. Ok, comunque, 1 minuto e 2 minuti all'incirca di recupero. Qua ho parlato poco perché il lavoro, come avete sentito, è veramente, veramente tosto. Mamma mia. Sono toste, eh? Considerate che ne avete fatte 100. O comunque non bellissime, perché anch'io le ho fatte con un range ridotto, però abbiamo fatto un centinaio di ripetizioni. Adesso recuperiamo bene 2 minuti e ripartiamo. Il lavoro si sente come... Considerate che avete fatto circa 100 ripetizioni nel giro di 4 minutini, quindi il lavoro si sente e come. E abbiamo di questo, come vi dicevo, 3 round, ok? 3 round, perché secondo me 3 round bastavano ed è l'allenamento di oggi, perché adesso di serie in serie sarà tosta, manca una trentina di secondi. Oggi si sente un casino il lavoro. Adesso la seconda serie sarà massacrante, vediamo quello che succede. Mancano comunque una quindicina di secondi, ma secondo più, secondo meno, non ce ne frega niente. Blocco il timer perché sennò poi annulla. Ok, mi suona nel mentre. Direi che facciamo ripartire e ci siamo, eh? Quindi faccio ripartire qua l'orologino che mi serve a me per darvi i tempi. Le prime 4. Via. Allora, concentrati. Via 4, eh. 1, 2, 3 e 4. Come dico sempre, fotina, fatemi vedere che state facendo l'allenamento, anche a fine allenamento mostrate il petto bello gonfio e niente, andiamo avanti con le nostre 8. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Cerco di farle un po' più dinamiche, ma le 12 adesso saranno già non più così belle. 12, dobbiamo farne adesso. Forza. Ok, via. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 10, 11 e 12. Ero già in appoggio sulle ginocchia. Rifiatiamo
Io dico 10 secondi, ma vi faccio fare anche un recupero un po' più lungo perché è tosta, adesso 16, mamma mia. Dai, andiamo. 16, 2, se non ce la fate, movimento corto. Dai, 4, io ho già movimento così. 7, 8, 9, 10, 15 e 16. Anche il movimento corto funziona, eh. Range, considerate, facciamo un movimento completo prima, adesso corto perché effettivamente il lavoro è molto impegnativo. Adesso 20. Forza, ci proviamo. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Adesso 16. Vedi qua che bel petto putente che anche il coach Miletto si ritrova oggi. Dai, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok. E 16, adesso 12. Dai, una bella sfida così poi ve la faccio anche sugli addominali. Dai, mi sta gasando anche a me. Quindi tosta, si fatica. Ok, andiamo. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ok, 12. 8 e 4. 8. Via. 2, 5, 6, 7. Ok. Rifiatiamo i nostri 10 secondi e ce ne facciamo 4. Via. 1, 2, 3. Ok, e 4. Anche in questo giro circa 4 minuti portati a casa. Faccio partire il timerino della pasta, mettiamo 40 secondi, minuto e 40 secondi, poi tanto io perdo un po' di tempo e arriviamo ai 2 minuti. Controllo che tutto funga bene, direi tutto alla perfezione. E si fatica, ragazzi. Non so voi, ma il recupero ci sta bene. Totale oggi ci spariamo 300 ripetizioni, tra quelle corrette e quelle un po' sgarrate. 300 ripetizioni non sono per tutti. 300 ripetizioni poi in una ventina di minuti, eh. Come avete visto, bene o male, tutte le sedute le tengo sui 20 secondi. 20 secondi va bene perché così avete poi la possibilità di fare o un'altra parte di allenamento o comunque è comunque già un tempo buono per andare a lavorare su questo distretto, anche perché comunque giorno dopo giorno, in successione, le 30 giornate, il lavoro si sente sul petto. Bene, bene, bene. Dai, continuiamo così. Abbiamo ancora una trentina di secondi di recupero e poi partiamo con il nostro ultimo round del ladders. Ok, queste scalette di ripetizioni toste, toste, perché i ladders fatti così a 100 secondo me sono veramente impegnativi. Quando si lavora in genere su altri esercizi, tipo le trazioni, si può lavorare a 20, a 30, a 50, che è molto forte, ma avete capito bene quanto è duro questo lavoro. Allora, così diciamo, siamo ormai pronti in battuta, diciamo, dell'ultimo round. Sono
Seguitemi, partiamo con la prima serie da 4. Le braccia tremeranno, eh? Ok, le braccia sicuramente tremeranno. Proviamo. Ah! 1, 2, 3. Ok, 4. 10 secondi di pausa. Sciogliete. Perché qua è divertente, però. L'allenamento di oggi. 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, ok, 8. Adesso partiamo 12, partirei con le ginocchia già in appoggio, che va benone. Dai, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12. Adesso abbiamo le 16. 16 incominceremo già a fare. Parto già da subito col movimento corto, tanto ho già capito che non ha senso far diversamente. 16 e 20 le faccio in questa maniera. Via. 1, conto più piano, 2, così che le fa complete, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ok, sciogliamo, abbiamo le ultime, abbiamo le 20, diciamo la fase finale della salita della nostra scala e poi scendiamo, quindi 20. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ok, 20. 16 adesso 16 le faccio ancora così, falsate con un movimento corto, non sembra ma anche così le sento tantissimo, via, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Mancano le ultime 12, 8, 4, quindi 24. Andiamo con le 12. Vado sempre in movimento corto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Fatica il coach, ragazzi, ma qua in questa challenge mi vedete faticare come... Ma è normale faticare, non mi vergogno assolutamente, per me. Via, 8, 1, 2, 3, 5, 7, ok, e 8. Mancano le ultime 4 e poi ci siamo e oggi concludiamo qua. Ultime 4, via. 1, 2, 3. Ok, almeno le ultime 4 me le sono fatte bene. Terminato, non so voi, ma oggi ho proprio le braccia che tremano. Fine allenamento, sentite qua il petto, provate a palpeggiarvi il famoso pompaggio muscolare. Niente, seduta terminata, adesso doccina, stretching perché ha finito, chi invece continua l'allenamento continuate e dateci dentro e ci vediamo nella prossima puntata della challenge. Dai, un salutone e complimenti perché oggi è stata tosta, ciao! Ma
che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito.